Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video voglio mostrarti come aggiornare il tuo PC con Windows 10 alla nuova versione, uscita solo qualche giorno fa. Invece di utilizzare Windows Update, come fanno tutte le persone normali, utilizzeremo però l'immagine ISO della nuova build, oppure una chiavetta USB o un vecchio DVD. Qual è il vantaggio? Che se devi aggiornare molti computer, non è necessario scaricare su ognuno di essi il pacchetto da Windows Update e quindi sfruttare la connessione ad internet per scaricare ogni volta 5 giga come avviene di solito. No, basterà scaricare l'ISO aggiornata la prima volta, copiarla sui singoli PC oppure condividere la ISO in rete per poi aggiornare tutti i computer con pochi click, senza bisogno di attendere magari il trasferimento di tutti questi byte da internet. Vediamo come procedere. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di lanciarci nel vivo della trattazione, ebbene, ricordare che l'aggiornamento ad una nuova build del sistema operativo è sempre un'operazione alquanto delicata. Non sarebbe la prima volta, infatti, che un nuovo aggiornamento ad una nuova build di Windows 10 cancella i file degli utenti, magari i documenti proprio. Oppure, in altre circostanze, è successo anche che si generasse qualche incompatibilità con software di terze parti, ed in particolare con gli antivirus. Per prevenire qualsiasi problema è sempre quindi una buona idea preparare il computer, facendo un pochino di pulizia, disinstallando tutto quello che non serve, magari lanciando anche una scansione anti-malware per sicurarsi che non ci siano degli ospiti indesiderati e poi alla fine, quando abbiamo ottenuto il computer in ottimo stato, catturare un'immagine dello stato attuale di modo che sia molto semplice in seguito ripristinare tutto quanto esattamente allo stato attuale in caso di problemi. Per svolgere tutta questa operazione ho preparato un articolo che trovate linkato qui sotto che vi offre appunto una checklist passo passo con tutte le operazioni preliminari da svolgere. Ora che è tutto pronto, dobbiamo procurarci l'immagine ISO aggiornata di Windows 10. Da dove scaricarla? Microsoft mette a disposizione un tool ufficiale oppure è possibile ricorrere all'immagine ISO ufficiale che gira sulla rete BitTorrent. Di nuovo trovate tutti i riferimenti per scaricare l'immagine ISO aggiornata di Windows 10 ufficiale direttamente dai server Microsoft seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto. Ora che abbiamo scaricato l'immagine ISO aggiornata di Windows 10 è arrivato il momento di renderla disponibile al computer che vogliamo aggiornare, che non necessariamente sarà lo stesso dal quale abbiamo scaricato, proprio perché potremo scaricare sul primo computer per poi aggiornare le macchine di tutta la famiglia. Il modo più semplice per raggiungere il risultato è copiare l'immagine ISO su una chiavetta dal nostro PC principale per poi collegarla al computer che vogliamo aggiornare. Una volta che abbiamo completato questa operazione, clicchiamo con il pulsante destro del mouse sull'immagine ISO e selezioniamo Monta per renderla disponibile come drive virtuale all'interno di Esplora File. Non è necessario copiare l'immagine ISO dalla chiavetta USB al disco fisso del computer, quindi potete fare l'operazione direttamente. Però nelle mie prove ho notato che, soprattutto se non avete una chiavetta di ultima generazione, quindi USB 3.0 oppure 3.1, è molto più veloce se utilizzate il disco interno del computer. Quindi potete certamente impiegare qualche istante per copiare l'immagine ISO dalla chiavetta al disco interno del computer, ovviamente se avete spazio a sufficienza. Se invece siete su un computer il cui disco fisso è molto pieno, non vi preoccupate, potete appunto montare direttamente l'immagine ISO lasciandola sulla chiavetta USB. Va da sé che potete utilizzare il mezzo che più preferite per rendere disponibile l'immagine ISO al computer che volete aggiornare. Io ad esempio ho utilizzato appunto una chiavetta USB, ma nulla vieta, se i computer fanno parte della stessa rete locale, di condividere la cartella che contiene l'immagine ISO dal primo PC per poi accedervi dal secondo e fare tutto via rete. Di nuovo è necessario configurare la rete locale, se siete interessati, come avete capito, trovate ovviamente il link alla guida completa per condividere i file in rete locale che abbiamo pubblicato su turbolab.it seguendo il link che trovate qua sotto nella descrizione del video. Se volete un'altra alternativa, vi ricordo che potete sempre utilizzare il DVD.
In particolare, prendete l'immagine ISO sul primo computer, cliccateci sopra col pulsante destro e selezionate Masterizza immagine disco per trasferirla su un DVD. Se il vostro computer, come ormai sono tutti i computer moderni, non ha il lettore CD o DVD, potete ovviare comprando un lettore USB esterno. Ho pubblicato una guida ai lettori DVD su USB migliori, proprio sempre su turbolab.it. Trovate il link qui sotto. Bene, ma torniamo al cuore della procedura. Una volta che abbiamo montato la nostra immagine ISO sul PC da aggiornare come lettore CD virtuale, entriamoci dentro da Esplora File e lanciamo il file denominato setup.exe. Dopo qualche istante di elaborazione ci verrà chiesto se vogliamo anche scaricare gli aggiornamenti, driver e funzionalità facoltative da internet. Per ottenere la massima velocità selezioniamo Non ora e poi Avanziamo. Potremo sempre scaricare tutti gli aggiornamenti in un secondo momento. Avanziamo ancora, accettiamo le condizioni d'uso della licenza e arriveremo ad una schermata che si intitola Pronto per l'installazione. Subito sotto vi sono due voci, la prima legge installa Windows 10 e la seconda mantiene i file personali e le app. Hanno delle piccole spunte all'inizio del testo. Una volta arrivate a questa pagina inizia la cosa poco chiara. In particolare questa schermata è altissimamente fuorviante. Sebbene non sia chiaro, infatti cliccando il pulsante Installa verrà aggiornato il PC e non verrà formattato e reinstallato Windows 10 da zero. Qual è la differenza? Che nonostante ci sia scritto Installa, l'aggiornamento che viene eseguito preserva tutti i documenti e tutti i programmi installati e quindi sarà esattamente alla fine proprio come se avessimo utilizzato Windows Update per arrivare alla nuova build, con la differenza che non dovremo però scaricare tutto quanto via internet perché appunto la procedura di aggiornamento è contenuta nell'immagine ISO. L'ultimo step da compiere per completare in bellezza l'operazione è fare una bella pulizia. Infatti la procedura di installazione mantiene una copia della vecchia build disponibile per offrirci la possibilità di disinstallare la versione nuova e ritornare a quella vecchia in caso di problemi. Poiché all'inizio però abbiamo manualmente catturato una copia del nostro PC allo stato precedente all'upgrade, potremo in qualsiasi momento tornare indietro. Quindi lanciamo il tool di pulizia del disco per rimuovere appunto la copia vecchia di Windows 10 che è rimasta sul disco. Di nuovo trovate, avete già capito, il link alla procedura completa seguendo appunto il collegamento nella descrizione del video qua sotto. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio davvero in anticipo se lo farai. Sono particolarmente interessato come al solito a sapere la vostra esperienza, raccontatemi come vi siete trovati con questa procedura, se secondo voi è meglio di Windows Update oppure se è peggio, se vi ha risolto dei problemi, se avete delle storie di battaglie da raccontarmi nelle quali avete magari condiviso l'immagine ISO e avete aggiornato tramite uno script 50 computer contemporaneamente, sono pronto sempre a essere sbalordito dalle vostre storie di battaglia, raccontatemela utilizzando i commenti qua sotto. Per essere informati invece ogni volta che pubblico un nuovo video cliccate sul pulsante iscriviti che trovate qua sotto e sulla piccola campanella che si trova di fianco, altrimenti YouTube non vi notificherà appunto quando caricherò un nuovo video. Alla prossima, ciao!